Eccoci qua, chi ci ha fregati stavolta? Anche questa settimana avremo a che fare con 10 pacchi, pacchi dei quali abbiamo una definizione, perché non sono i pacchi della RAI con i premi che pagate voi, i pacchi sono quelli che ci hanno tirato la sola e vedremo chi sono i 10 dei quali ci occuperemo questa volta. Una puntata interessante anche perché parleremo degli italiani che non hanno aiuti neanche al centro profughi. Cioè, l'altra volta io vi ho fatto conoscere un italiano che dorme in una panchina e sono tantissimi gli italiani che dormono in una panchina, sotto i ponti, da parenti e amici, in auto perché non hanno casa, non hanno aiuto, non hanno soldi. Poi vi ho fatto vedere un centro profughi dove buttano via la roba da mangiare. Quelli intelligenti mi dicono che sono due temi separati. È vero che sono due temi separati, ma cosa cavolo gli diamo da mangiare al profugo italiano che sta in panchina e ve lo spiegherò stasera. Poi parleremo di quelli che vedono bianco e quelli che vedono nero, gli ottimisti e i pessimisti. Ci sarà l'onorevole Librandi che voi ben conoscete, noto ottimista, e poi racconteremo ancora la storia dei giovani che fuggono all'estero. Poi una cosa interessantissima, c'è Daniela Santanchè, l'avete vista lunedì con me a Quinta Colonna al Campo Rom. Bene, vi faremo vedere tutte le immagini esclusive di questa situazione qua. Datemi un'immagine dell'italiano che vive in panchina. L'italiano che vive in panchina, che si chiama Pietro, Pietro lo conoscerete bene questa sera, perché Pietro, eccolo qua, è questo Pietro. Lo facevo, mettetemela qua sul monitor, lo facevo un po' più grosso il Pietro dalle immagini. Adesso butto giù tutto. Non vi preoccupate, non si rompono le cose. Anche se dicono che io rompo le cose, non rompo niente. Eccolo qua, Pietro. Questo è Pietro. Allora, Pietro, tra poco ce l'avrete qua in diretta, collegato dalla sua panchina. Pietro collegato dalla sua panchina. È un italiano come tanti, è pieno di Pietro e è pieno anche di pietre. E poi chi è senza peccato la scagli anche la prima pietra, mi verrebbe da dire, ma quello è un altro tema, allora, del quale vi parlo dopo. Allora, Pietro, ce l'avremo collegato dalla panchina tra poco, però abbiamo fatto un esperimento, suggerito anche da voi, grazie alle vostre telefonate, a quel numero là, 02 3860 2359, o alle vostre email, usatela sempre, l'email, per segnalarmi le storie, è diretta chiocciola intelligo.tv. Là voi mi segnalate le storie, bravo che vai giù e la fai vedere così se la segnano. Allora, dicevo, una telespettatrice l'altra volta mi ha detto: ma perché non provo io ad andare al centro profughi? Gli ho detto: sì, va bene, però io poi ho ragionato, ho detto: Pietro, voglio provarlo a mandare, voglio provare che vada a suonare un centro profughi, così Pietro, ridatemi Pietro, passa dalla panchina e tra poco saremo in diretta da questa panchina di Milano, rigorosamente, ridatemi Pietro, rigorosamente in diretta da questa panchina di Milano dove ci sta Pietro, cioè mi collego con una panchina che è da lì che bisogna ripartire. Allora Pietro con Pierluigi Clerici l'ho mandato a un centro profughi a chiedere aiuto. Guardate un piccolo estrattino di quello che è successo perché poi vi mando il servizio bello lungo, però adesso un estrattino, quello che vi mostrerò tra poco. Cosa succede quando un italiano va a un centro profughi a chiedere aiuto? Posso parlare con qualche responsabile? È possibile parlare con qualche responsabile? Responsabile oggi non c'è. Ah, non c'è nessuno. Oggi no. Non mi pento a lavorare perché ho 56 anni. Ora manco mi risponde. Ascolti, una Sì, mi cortesia. dica. Siccome io sto dormendo in mezzo alla strada. No, qui non ce ne sono di responsabili. E allora cosa bisogna fare? Questi profughi vengono da fuori, andate a fare in culo. Domani sarò anche morto. Andate a fare in culo, va. Scusa Pier, non mi aspettavo di fare questa fine.
Non è demagogia, io sono, vedete, abituato a essere criticato per il mio modo di comportarmi, per il mio modo anche di fare il giornalista. Io ho provato a mettere un signore che sta in panchina in un centro profughi e l'hanno mandato fuori dalle balle, manco l'hanno fatto entrare. Vabbè, però magari sbaglio, però giudicherete voi. Allora, mi date l'elenco da Libero mentre io spennello qui? L'elenco da Libero, scusate, che vi devo anche far vedere le facce dei 10 che vorrei in qualche modo mettere in croce stasera, ma che in realtà ci hanno messo in croce loro. Partiamo con Alfano e poi vi faccio vedere gli altri. No, guardate, aspetta che metto giù il pennello, sennò qua gocciolo tutto. Dove paghiamo gli elogi agli immigrati? Libero di oggi mette un elenco lunghissimo di strutture a Milano e provincia, appartamenti, centri e vari, dove sono ospitati oltre 3.000 extracomunitari. E guardate bene quel titolo di Libero a pieno schermo, ecco. Lo Stato versa 35 euro al giorno, il 65%, il 65% di questi 3.000 extracomunitari ospitati in appartamenti, alloggi, hotel, cazzi vari, ecco, il, scusate, quando ci vuole, il 65%, poi non sono neanche profughi, quindi formalmente li abbiamo ospitati, ma poi alla fine verrà fuori che ci hanno scroccato da mangiare, da bere e da dormire. Troviamo spazio per 3.000 extracomunitari e non c'è niente di male, è accoglienza. Non c'è niente di male, è accoglienza. Però c'è di male a lasciarmi la gente sulla panchina. Ecco qua, mi cade pure il microfono dalla rabbia. La gente dalla panchina, ecco qua. Me l'hanno proprio tirata oggi, ma va bene così. Poi vi racconto cosa mi è successo oggi. Andiamo alla seconda faccia, al secondo volto del quale voglio parlarvi, è Renzi, e questa sera parleremo anche di lui. E che cazzo me ne frega se l'ho attaccato storto, pure tu Pier, Tu lo vuoi attaccare dritto? Ma te l'ha raccontata giusta? Lo vuoi attaccare dritto? E questo lo metto un po' più dritto, no? È storto anche questo perché il terzo pacco è ancora Renzi, il quarto è la Santanchè, eccola qui, dopo mi dici di attaccare Renzi giusto e mi hai messo la Santanchè più brutta che mai. Il quinto è Irene Pivetti, che sta cominciando ad avere l'abbonamento a questa trasmissione, e allora vai con Irene Pivetti, che mi viene male. Il sesto è una consigliera regionale della lista Maroni, che poi non è che mi dite che so di destra o di sinistra, mi stanno sulle balle tutti, della lista Maroni, che si chiama Lara Magoni, e poi vi mostrerò perché. Il settimo, devo portare il pennello dall'altra parte. Ah no, scusate, mentre porto il pennello dall'altra parte, guardatevi un attimo l'estratto dei cittadini che si confronteranno virtualmente con Librandi, quelli che dicono che tutto va male in questo paese, nell'Italia, in bianco e nero, un estrattino di Pierluigi Clerici. Nero, bianco sporco. Mamma rosa, se mi fai questo favore, ti prometto di trovare un marito che per te. Nel bianco e nel nero, ma sul grigio molto scuro. Vai a fare la fila agli ospedali e preferiscono gli stranieri. E noi che abbiamo lavorato, ho studiato io, una vita, ecco lì. Problema della sicurezza, ti dicono sali sul bus, stai attenta alla borsa e vai in casa e chiuditi bene dentro. Dov'è la sicurezza? Come si fa a sentirsi sicuri? Tanto penso che vada bene Renzi come Presidente del Consiglio, dato entusiasmo, poi è d'iniziativa, è una persona capace, ha evitato uno sconquasso generale. E speriamo bene di essere ottimisti, spero bianco, è stato nero ma buono, diverrà bianco. Ci stiamo riprendendo. Quindi un po' ottimista? Sì, certo, altrimenti ci andiamo a ammazzare tutti quanti. E allora andiamo al settimo che benedirò stasera. Non hanno bisogno della mia benedizione, hanno già la vostra, ma va bene. Luca Zaia, governatore del Veneto. L'ottavo sarà
Pietro Grasso, Presidente del Senato, e evidentemente vi racconterò qualche porcheria relativa ai senatori. Poteva mancare la nona, anzi quella al nono posto c'è ancora Coso? Ancora Renzi, un altro re. Ma perché mi fate parlare male di Renzi? Che non va di moda, che poi ti mandano via se parli male di Renzi. Fa vedere che l'ho attaccato un po' più dritto. E al decimo posto, visto che parleremo della Camera, del Senato, parleremo anche della Camera con Laura Boldrini. Laura è quell'altra e Laura è questa. E vabbè, andiamo al servizio sempre di Pierluigi Clerici. Vi ricorderete, abbiamo iniziato l'altra volta a raccontarvi di quelli che vanno a Londra a cercare fortuna, sempre più giovani, magari laureati e tutto quanto. Vai! Di una cosa possiamo stare certi: il gusto italiano piace sempre, anche a Londra. Da quanto tempo sei a Londra? Dal 2006. Adesso nel 2011 abbiamo avuto Rinza Medele per una gelateria a Londra. Perché aprire un ristorante a Londra, insomma, si tratta di spendere 1-2 milioni di sterline che non avevamo. Invece siamo fatti un prestito in banca. Come hai fatto a trovare lavoro? Tramite amici e passeggiando per strada trovi staff wanted. Quindi ovviamente se a Londra hai bisogno di soldi, qualsiasi lavoro va bene. Quelli che vogliono realizzarsi, perché in Italia altrimenti non riuscirebbero. Dove sei? Messina. Da quanto tempo sei a Londra? Da agosto. Quelli che rifiutano i lavori, perché addirittura ne trovano troppi. Lavoro come cameriere in un pub in centro e lavoro come commessa in centro. Da quanto vivi a Londra? Sono tornata 3 settimane fa. Avevi già un lavoro? No, l'ho trovato qui, anzi li ho trovati qui. Quelli che facendo i camerieri riescono a comprarsi persino 2 case. Da quanti anni sei a Londra? Passato 18 anni. Venni qui prima inizialmente per imparare l'inglese e poi niente, ci sono rimasto. Cosa mi manca dell'Italia? Onestamente al momento niente. Excuse me, but you see back in all Napoli that's amore. Al di là della musica, poi c'è la tristezza per chi abbandona casa. Aspetta che mi alzo perché c'è gente che fa il tifo per questo scatolone che ovviamente non mi regge perché è vuoto come le promesse dei vari politici. Allora andiamo un attimo a vedere anche quello che vi mostrerò alla fine, il dietro le quinte della puntata del lunedì di Quinta Colonna. Io so che mi seguite tantissimo a Quinta Colonna quando vado in giro a rompere le balle o a farmele rompere, e allora vediamo un pezzettino perché poi vedremo tutto quello che è successo, o quasi, Daniela Santanchè e i Rom a Roma. Guardate che gente, in generale, che gente. Ma manco loro, io mi mi ha appena detto che vuoi uccidermi e fare la strage. Adesso cosa stai dicendo? No, guarda, non voglio essere, basta, io devo parlare, perché io sono protetta di Stato civile italiano, io sono più protetta di un cittadino italiano. Lavoriamo dalla mattina, ci alziamo alle 6, alle 5:30 come ogni cristiano. Ci abbiamo i bambini che sono nati qua in Italia. Si avvicinano le elezioni, andiamo dai Rom. Avete pulito tutto qua. Qua fuori ci sta lo schifo, io ci passo tutti i giorni, c'è lo schifo. Oggi hanno pulito, hanno tolto tutto, pieno di pulito. Perché? E perché? Perché queste robe qua non dovrebbero esserci, qua c'è la legalità, ci prendono in giro, sanno che non c'è la certezza della pena. Ovviamente eravamo protetti dalla polizia, lo dico subito perché il periodo è particolare e gli stati d'animo sono un po'... Quindi vedrete anche tanti poliziotti nei filmati, sentirete dei corretti che non avete sentito a Quinta Colonna, cioè il dietro le quinte. Ho voluto proporvelo così perché vi meritate anche di capire che cosa succede quando noi andiamo in giro a lavorare, che non è un lavoro come il vostro, che vi fate un culo così, ma è pur sempre un lavoro per cercare di raccontarvi le cose. Cose che vi racconto subito dopo la pubblicità e la sigla, perché parte la trasmissione e la trasmissione stasera parte da una panchina,
da una panchina in centro o quasi a Milano. A tra poco.